Diciamo questa Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura, che è un organismo del tutto privato, che è nato più di 20 anni fa, che svolge sia un'attività di educazione scientifica qui a Napoli nel campo dell'architettura, e poi abbiamo una scuola superiore post laurea di architettura urbana. Questa attività di educazione scientifica noi la facciamo soprattutto portando a Napoli delle mostre elaborate altrove, che possono però animare il dibattito sull'architettura contemporanea a Napoli. De Carli, come si vede nell'esposizione, è un architetto intero, tratta ogni aspetto dell'architettura, dal disegno dell'aggregato urbano alla casa unifamiliare, agli oggetti che sono corredo della casa unifamiliare. È importante che ci sia una conoscenza, almeno dei maestri, che in ogni regione o in ogni area sono stati significativi per la formazione dei giovani. Per cui venire a Napoli, poi devo dire che per noi, proprio per il rapporto con Filippo Alison e con De Fusco e con Agostino Bossi, cioè quindi con una scuola degli interni, è proprio l'altra scuola a livello universitario italiano in cui ci si intende, perché c'è una tradizione milanese nel campo dell'arredo e degli interni, no? Albini, De Carli, Ponti, eccetera, no? E proprio a Napoli c'è stata corrispondenza, soprattutto tramite Filippo Alison, che ha fatto le riedizioni dei mobili dei maestri con Cassina, quindi Le Corbusier, eccetera, Macintosh, e De Fusco come storico. Questa mostra nasce perché c'è questo rapporto poi Tecnio Milano in varie forme, tra l'altro in questo caso attraverso i docenti napoletani di design, diciamo, di architettura degli interni, non ci tengono giustamente molto a dire non design, industrial design, ma architettura degli interni, e siamo riusciti con le difficoltà che in questa città comunque ci stanno a portare questa mostra, che è una delle mostre che credo più belle che c'è stata a Napoli, non fosse altro per l'allestimento di Pierluigi Celli, che secondo me è una lezione di allestimento di Celli. In altre città non so se riusciremo a portare soprattutto la parte mobiliera, perché questa è smontabile, è una mostra, il sistema di allestimento, c'hanno tutti i velcro dietro, si staccano i pannelli, si smonta, eccetera, no? Poi i mobili qua hanno preso appunto un peso rilevante. Sono tutti i disegni per le ricostruzioni che abbiamo fatto con gli artigiani di Cantù, che sono mestieri che si stanno perdendo. Ci hanno, per ricordo dell'opera anche di De Carli, che ha promosso il rinnovamento dei centri produttivi del mobile in Italia negli anni 50, loro se lo ricordano come maestro e hanno dato la disponibilità a rifarli, perché non c'era più nessuno in produzione. Ricostruire vuol dire sperimentare, non necessariamente con le tecniche che furono impiegate nei primi oggetti disegnati, chiamiamolo nell'oggetto originale, sperimentare tecniche, dicevo, che gli sono estranee, che magari sono state l'evoluzione o l'invenzione di tecniche che vengono dopo, a servizio però dello sviluppo dello stesso progetto. Non c'è tradimento del progetto, c'è però sì una certa evoluzione realizzativa, costruttiva. Questo apre il campo alla sperimentazione. Alcuni di questi pezzi addirittura potrebbero rientrare o entrare per la prima volta con tutto diritto in una produzione contemporanea. Questo a confortare l'ipotesi che un oggetto progettato anche mezzo secolo fa può essere attuale, trova il suo momento di attualità nella contemporaneità che noi oggi stiamo vivendo. Questa qui è la seggiolina che ha vinto il primo Compasso d'Oro del 54, l'anno in cui De Carli è stato curatore della Triennale di Milano, la decima triennale sull'unità delle arti era. Questa seggiola qui è una seggiola smontabile, lì all'inizio abbiamo messo smontata, no? È il momento in cui i designer puntano sull'industrializzazione del prodotto d'arredo. Quindi non il pezzo unico,
ma una serie, lo smontabilità. Poi dopo c'è la produzione un po' povera, diciamo, oggi, del kit, dei Ikea, eccetera, super economica. Però qui il tentativo è di fare delle forme ancora organiche, plastiche, diciamo, no? Pur smontabili. Oggi, dove sembra che siamo alla presenza di un vuoto e di una serie infinita di occasioni perdute da parte del design, che non è più nelle mani degli architetti, ma è nelle mani di supposti specialisti di una disciplina che è invece appannaggio stretto dell'architettura. Bene, oggi questa serie di progetti e di realizzazioni si contraddistingue per l'essere un fenomeno assolutamente effimero. Progettare un edificio è diverso, perché un mobile deve dire di cosa è lui e di cosa serve, è molto legato alla funzione, molto strettamente legato. Non esiste un mobile, non esiste una sede che uno si può sedere. L'architettura è legata alla funzione, ma deve anche rappresentare qualcosa che va oltre la funzione. E questa è la differenza più importante. Cioè, l'ambizione dell'architettura è quella di rappresentare qualche valore che non è già dato nella funzione, va oltre, travalica la funzione.